Buongiorno e ben ritrovati, amici delle piscine, fuori terra, dentro terra, scavate, non scavate. Oggi volevo parlarvi di un prodotto che io ritengo essenziale per la pulizia dell'acqua della piscina. Ci troviamo fuori, per cui sentirete un po' di via vai di auto, però pazienza, cercherò di farmi sentire bene. Volevo parlarvi del flocculante, no? Andremo a vedere come si usa, perché si deve usare, che funzione ha e il costo. Allora, partiamo dal costo. Il costo di un litro di flocculante, ho messo l'adesivo per la marca, non intendo fare pubblicità a nessuno. Questa l'ho comprata a 7,50 euro circa, non mi ricordo 6,50 o 7,50. Comunque il prezzo si aggira lì. Cos'è e perché si usa? Il flocculante si usa per rendere l'acqua cristallina. Perché funziona? Quando abbiamo noi l'acqua torbida, no, e il filtro non riesce a trattenere quelle particelle che galleggiano sull'acqua, lui cosa fa? Aggrega queste particelle in un reticolato rendendole un po' più grosse e far sì che il filtro li trattenga. Si usa per l'acqua di pozzo, l'acqua di pozzo contiene tanto ferro, per cui a contatto col cloro può diventare marrone, può diventare torbida, e questo è il prodotto giusto. 100 ml per 10 metri cubi d'acqua, si versa in un secchiello, si sparge bene e si fa riposare la piscina, l'acqua della piscina, per circa 8 ore. L'indomani o dopo le 8 ore troverete tutta una sorta di ovatta, una nuvola sul fondo della piscina. Perché? Perché ha aggregato tutte le molecole sporche che noi ad occhio nudo non riusciamo a vedere, permettendo di aspirare con un aspirafanghi o una scopa aspiratrice che va attaccata alla pompa, in modo da farla trattenere alla sabbia. Chi c'ha una bella pompa a sabbia grossa, non c'è bisogno nemmeno di aspettare le 8 ore, anche mescolando l'acqua riesce a trattenere. Invece chi c'ha una pompa piccola con un aspirafanghi può aspirarla quando si troverà sul fondo. Non ho fatto un video per far vedere il prima e dopo, perché è semplice da usare. Io la uso una volta montata la piscina e riempita, ne metto 100 ml, faccio riposare l'acqua, l'indomani aspiro tutto. Mentre per mantenerla basta ancora meno, mi sembra che siano, lo vado a leggere, perché quello che faccio io all'inizio è il trattamento di recupero, mentre c'è il trattamento di mantenimento, ecco qua, aggiungere 5 ml ogni 10 metri cubi, una volta alla settimana. Per chi non volesse comprare questo, ci sono anche le pastiglie. Io uso per esempio le pastiglie 4 azioni, che in un quarto di una pastiglia c'è il flocculante. Una volta usato questo, riempita la piscina per la prima volta, metto nel cestello della pompa, non nello skimmer, nel prefiltro, quello con la retina di plastica che si trova prima del filtro a sabbia, metto la pastiglia lì, non ho più problemi. Riguardo al pH e cose varie, guardatelo il pH, ci sta. Ma non diventate matti, perché anche se entrate con o una crema solare o che l'acqua stia sotto il sole o una pioggerellina, il pH non è più regolare, per cui non state lì a diventare matti. Controllatelo una volta ogni tanto, amen, ci sta, ma non state lì ossessionati dal pH, altrimenti non vi divertite più e la stagione vi passa a controllare il pH. L'importante è che l'acqua sia pulita. Ripeto, basta controllarlo una volta ogni tanto e amen.
per mantenere l'acqua pulita, vi ripeto, io vi consiglio il flocculante. Costa poco, è efficace, non state lì a usare cloro shock, bastano le pastiglie 4 azioni, almeno io mi trovo bene, non ho mai avuto problemi, non ho mai cambiato l'acqua, la riempio una volta ogni stagione, punto, basta, vi faccio questo trattamento, amen, non sto lì a spendere, anche perché sono prodotti chimici, per cui rimangono nell'acqua e poi ci facciamo il bagno noi, per cui non esageriamo con questi prodotti. Ripeto, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, per carità, però secondo il mio parere è meglio non utilizzare troppi prodotti aggressivi, perché sono prodotti chimici, ricordiamolo. Ripeto, lo ripeto ancora una volta per chi fosse interessato al flocculante. Il flocculante è un prodotto chimico che aggrega le particelle troppo piccole che passano attraverso il filtro, facendole diventare più grosse, in modo che il filtro può trattenerle. Spero di essere stato chiaro. In caso io nei commenti mi farete delle domande, se non vi è chiara qualcosa, io nei commenti vi risponderò come sempre. Per cui, buona stagione a tutti e divertitevi. Ciao ciao!